sorprendentemente arriviamo oggi a interrogarci sulle emozioni del web, quando invece il web ci ha dato emozioni e ha raccontato e trasportato le nostre emozioni fin dal primo momento. Ora, la differenza sta soltanto nel fatto che adesso ce ne stiamo occupando a livello scientifico, cioè lo stiamo valutando così come abbiamo studiato tutti gli altri elementi della comunicazione nei decenni passati, per cui cerco di spostare l'attenzione più sul piano dell'emozione, su quello che i nuovi strumenti possono offrire sul piano della conoscenza, francamente mi sembra, e della manipolazione della conoscenza, e francamente mi pare quello l'argomento meno trattato e più insidioso del quale dovremmo occuparci anche qui in un posto dove si parla molto di futuro. Chiudo dicendo una cosa, c'è molto pericolo e c'è anche molta potenzialità negli strumenti dei quali ci stiamo occupando qui a Future Forum. Credo che per entrambi i versi abbiamo ancora molte cose sulle quali lavorare.